siamo con Don Natalino di Rienzo, il parroco della comunità di Suio. Don Natalino, complimenti, perché noi non abbiamo mai visto tanta gente come questa sera. Io sono parecchi anni che vengo qui. Perché? È perché è un richiamo, e ogni anno il presepe fa qualcosa in più. Ma al di là di quello, la gente sa che nel nostro piccolo paesello c'è questa tradizione, e ogni anno c'è una specie di tam tam. Quest'anno neanche noi ci aspettavamo tutta questa affluenza, e per noi va benissimo, perché non solo si premia il lavoro, ma anche lo spirito di questo paese qui, che va sempre avanti, e aspettiamo tutto l'anno che arrivi il periodo del presepe. Al di là del richiamo, diciamo, della natività, c'è anche un richiamo, secondo me, gastronomico. C'è anche quello, tant'è vero che più di qualche stand qui fa prodotti tipici, quindi loro vengono qui e assaporano questi prodotti di una volta, che magari nelle loro zone si facevano prima e poi sono stati dimenticati. Qui però bisogna dire che non lo facciamo solo per il presepe, qua nelle nostre case quasi tutti, certo, i giorni si mangia la laina, mangiamo i fagioli, mangiamo i ceci. Quindi non lo facciamo solo per tradizione o per folklore, lo facciamo perché è la nostra vita. Certo. Noi ringraziamo Don Natalino e buona rappresentazione, ok? Arrivederci. Arrivederci, arrivederci. Voi qua cosa fate? In realtà noi abbiamo preparato dei tarallucci al vino e li abbiamo riposti in questa valigia antica perché ci sembrava molto bello, e in realtà li abbiamo cotti nel forno dove hanno cotto le pizze bianche qui accanto, perché è la stessa abitazione, è un prodotto tipico, sì. Di Suio? Non proprio di Suio, però diciamo sicuramente della tradizione centro-meridionale. Ecco. Lui è l'aiutante, vero? Come ti chiami? Zeno. Zeno, va bene, buon proseguimento, allora arrivederci e buon presepe, allora, ok? Grazie, arrivederci, grazie. Il mondo di Mary, di Maria Teresa D'Acunto. Agenzia Viaggi e Turismo ti porta nel mondo dei tuoi sogni. Se sei pronto per goderti una vacanza su misura, il mondo di Mary è lo stilista dei tuoi viaggi. Un'azienda con esperienza pluriennale nel settore turistico che saprà consigliarti la vacanza più adatta alle tue aspettative senza rinunciare alla qualità. Il mondo di Mary, di Maria Teresa D'Acunto, via Appia 1425 a Marina di Minturno. Tabaccheria del Rio Grande, da Massimo e Gabriella. Gioco del lotto, sisal, toto sì, ricariche telefoniche, carte internazionali, bollo auto, valori bollati, servizio fax, fotocopie, pagamenti, bollette, pagamento IMU, articoli per fumatori e da regalo. Inoltre, qui puoi stampare i tuoi ricordi su carta fotografica professionale, da qualunque supporto digitale, anche dal tuo cellulare. Tabaccheria del Rio Grande, via delle Terme 54-56, Castelforte. Templum Cars, vendita auto nuove ed usate, con 20 anni di esperienza d'officina. Garanzia, assistenza, professionalità sono il nostro biglietto da visita. Finanziamenti agevolati in sede. Inoltre Templum Cars effettua un'accurata ricerca per auto di tutte le marche su prenotazione del cliente. Templum Cars, via Starzetta, angolo via Appia, Marina di Minturno. Supermercati Conad, tantissima genuinità e cortesia con reparti di alimentari, gastronomia, poi frutta e verdura con arrivi giornalieri, in più annessa macelleria con carni di produzione locale, bovina, suina, oltre ad un fornitissimo reparto di pescheria con pesce fresco tutti i giorni. Supermercati Conad, via delle Terme, Castelforte, Conad City, via Porto Galeo a Santi Cosma e Damiano, e Todis, presso Centro Commerciale Agorà a Santi Cosma e Damiano. Gioacchino, questa tua figlia, Maria, è anche il nostro orgoglio, poiché in lei riscontriamo l'antica discendenza navitica, come è peraltro anche in te, carissimo Giuseppe. L'assoluta irreprensibilità di Maria la rende preziosa agli occhi del Signore, come del resto anche per Giuseppe. Gioacchino,
Vuoi quindi tu non essere felice del dono di queste nozze che il Signore ha fatto a te e a tutto il popolo di Israele? Io sono l'uomo più felice in questo momento nella terra di Israele, perché scelta migliore di Giuseppe non poteva assolutamente esserci, e non solo perché appartiene alla regale famiglia di Davide, ma è uomo buono, giusto e pieno di ogni virtù. Perciò il mio cuore esulta di gioia non solo oggi, Dappi, ma per tutti gli anni a venire. Giappino, quindi mi pare di capire che tu accetti i doni che Giuseppe ti reca quale pegno concreto della promessa che tra poco farà dinanzi al tuo cospetto, della tua famiglia e del popolo tutto. Certamente, anche di questi doni sono molto felice, perché corrispondono alla generosità del caro Giuseppe, e con me li accetta tutta la mia famiglia che io rappresento. Grazie per questi doni, Giuseppe. Con tutto me stesso, la mia anima, il mio cuore, io prometto di sposare Maria in purezza e di adempiere a tutte le obbligazioni che un uomo è chiamato ad avere per la sua promessa e un marito per la propria moglie, fino alla fine dei loro giorni. Figli miei, fin dal giorno della creazione del mondo il matrimonio è stato parte integrante del disegno di Dio. Si legge infatti nel libro della Genesi che egli creò Adamo, ovvero il genere umano a sua immagine, e a sua immagine li fece maschio e femmina. E così anche la vostra futura unione in matrimonio non è altro che un richiamo costante alla celeste unione di Dio con Israele, nazione che egli si è acquistata tra tutti i popoli della terra. Gioacchino, Giuseppe, Maria, ora potete andare rallegratevi perché una speciale benedizione veglierà su di voi per tutto il tempo dell'attesa. Discendenti di Davide. Noi attendiamo l'unto del Signore, attendiamo il Messia, tutto Israele lo attende ormai da sempre. E questo perché ci è stato promesso proprio da lui attraverso i profeti. E Davide fu il grande re e cantore del Signore. Egli fece grande il nostro popolo e lo fece anche al cospetto delle altre nazioni. Davide ricevette l'unzione regale nonostante fosse un semplice pastorello, perché così a Dio piacque. Rabbi, che cos'è l'unzione? L'unzione rappresenta davvero un'investitura. Essa è caratterizzata dalla discesa dello Spirito Divino. Come si legge infatti nel libro di Samuele, e lo Spirito del Signore scenderà su di te. E tu ti metterai a fare il profeta e sarai trasformato in un altro uomo. Sì, ma cosa comporterà per noi tutti l'arrivo del Messia? Vedremo riunirsi attorno a lui tutte e 12 le tribù di Israele. E non solo loro. L'ondata di pacificazione si propagherà a tutti i popoli della terra. Allegrati, o piena di grazia, il Signore è con te. Non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. Ecco, concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù. Thank you.
gioia a te Maria, il Signore ti ha scelto quale madre, tu partorirai il Salvatore. Gioia a te Maria, il Signore ti ha scelto veramente quale madre. Io ti ripeto, tu partorirai il Salvatore. Ma com'è possibile? Io non conosco uomo. Lo Spirito Santo scenderà su di te. Su te stenderà la sua ombra la potenza dell'Altissimo. E colui che nascerà da te sarà veramente il Figlio di Dio. Figlio di Dio. Sì. Anche Elisabetta, tua parente, nella sua vecchiaia ha concepito un figlio. Maria, nulla è impossibile a Dio. Disturbo. Ma Elisabetta dice sempre che sono la benvenuta. E anche Zaccaria. Sì, ma avevi detto che andavi d'estate. Avevo detto, ma ora tante cose sono cambiate. Moglie, è decisa. E del resto va a fare del bene, non a perdere tempo. Solo che il viaggio per l'andata è assicurato. Con chi andrai? Giacobbe e la sua famiglia partono per il sud domattina. Dirò a Sara che le darà una mano con i bambini. Giacobbe è un mio lontano parente ed è persona assolutamente affidabile. Il problema sarà per il ritorno. Non potrai certo tornare da sola. Allora, di a mio cugino Zaccaria che assolutamente ti trovi una famiglia onesta e sicura che ti accompagni fino a Betlemme per il ritorno. Grazie, padre. Maria si vede affidato il Figlio di Dio. Ella ne sente già l'infinito peso e responsabilità, ma si rallegra e il suo cuore è pieno di infinita gioia. Infatti, lei è gioiosa per la salvezza del mondo. Alle parole dell'angelo gli viene tolta la parola? Ma dai! Elisabetta però si è fidata ciecamente. Ma del resto, come Sara, Rebecca, Rachele, le spose sterili dei patriarchi di Israele, anche lei diventa madre. Ma chissà, forse per realizzare il piano di salvezza di Dio per tutta l'umanità. Che donna! Ma sicuramente anch'io ho fatto lo stesso. Se minimamente mi fossi accorta,
è stata la scelta dal Signore. È veramente per realizzare un piano di salvezza molto, molto grande. Susanna, è meglio che continui il tuo lavoro. Miriam, ti prego, non sai neanche cosa vuoi dire avere un bambino. Elisabetta! Maria, bambina mia. Benedetta tu fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo. Elisabetta, ma come fai a sapere? Appena ho sentito la tua voce, il bimbo è esultato nel mio grembo. Beata è colei che ha creduto alle parole del Signore. Elisabetta, per me è molto difficile accettare tutto questo, ma anche le cose impossibili non lo sono a Dio. Ed è per questo che io continuo a lodarlo dal giorno in cui tutto ciò è iniziato. Ma a volte a preoccuparmi, Maria, lascia fare a Dio. Se hai trovato grazie ai suoi occhi, significa che ha visto in te la donna che porterà a compimento la sua missione per la realizzazione di tutte le sue promesse. Lo so. Da te nascerà il figlio di Dio. Ma anche Elisabetta ha avuto un bambino pur essendo in età avanzata. Ma Elisabetta ha un marito! Ti rapiteranno in mezzo ad una strada, Maria. Molte donne sono state ammazzate per questo. Figlia mia, ma che cosa hai fatto? Ma ti rendi conto della gravità di quello che hai fatto? Ma vi ho già detto la verità, credetemi! È troppo dura crederti! Saresti dovuta rimanere da Elisabetta. Perché sei tornata, Maria? Tu hai infranto i giuramenti! Io non ho infranto nessun giuramento! Credetemi, è la verità! La verità è troppo dura da credere! No, non possiamo! E poi, se anche noi gli credessimo, figliola! Ma Giuseppe, come la prenderà Giuseppe? Giuseppe è un bravo uomo. Maria, ma come può accettare questo? Per favore, vi prego, lasciatemi solo con Maria. Ho bisogno di parlare con lei. Mi sapete da lei. Grazie. Tu conosci il motivo per cui ti ho scelta tra le altre. Io ero convinto che tu fossi una donna di grande virtù. Io ho sempre vissuto con onore. E adesso spiegami, che risposta potrei dare a questo? Se dicessi che questo bambino è mio, mentirei e infrangerei la legge di Dio con questa bugia. No, io non ti chiederei mai di dire una bugia. Non dovrei mentire. E allora non ti rendi conto della situazione. Ma è possibile che tu non capisci che se dicessi che non è mio, mi chiederebbero io che cosa voglio fare? E se ti denunciassi? Tu credi che io abbia paura per questo? Io, con tutto il mio cuore e la mia anima, sento che per questo figlio c'è un volere grande, molto grande, infinitamente grande, e la paura di tutto ciò che potrebbero fare. I tuoi occhi, Maria, una luce che non avevo mai visto. No, non muoverò nessuna accusa, e senza accusa non ci sarà processo. Grazie Giuseppe, hai dato una grande prova di misericordia, ed io
Te ne sono molto grata per questo. Ma chi potrà crederti? Un bambino che nasce da una vergine. Giuseppe, non meritavo questo. Sono settimane che non fa altro che darti da fare per costruire la vostra futura casa. E tu? Sai cosa avrei fatto io al suo posto? Stai sana! Non parlare così! Io ho solo lasciato fare al Signore. È impossibile, Maria. È impossibile. Agli uomini, forse. Ma a Dio, nulla è impossibile. Il mondo di Mary, di Maria Teresa da Cunto. Agenzia Viaggi e Turismo ti porta nel mondo dei tuoi sogni. Se sei pronto per goderti una vacanza su misura, il mondo di Mary è lo stilista dei tuoi viaggi. Un'azienda con esperienza pluriennale nel settore turistico che saprà consigliarti la vacanza più adatta alle tue aspettative senza rinunciare alla qualità. Il mondo di Mary, di Maria Teresa da Cunto, via Appia 1425 a Marina di Minturno. Tabaccheria del Rio Grande, da Massimo e Gabriella. Gioco del lotto, Sisal, Toto Sì, ricariche telefoniche, carte internazionali, bollo auto, valori bollati, servizio fax, fotocopie, pagamenti, bollette, pagamento IMU, articoli per fumatori e da regalo. Inoltre, qui puoi stampare i tuoi ricordi su carta fotografica professionale, da qualunque supporto digitale, anche dal tuo cellulare. Tabaccheria del Rio Grande, via delle Terme 54-56 Castelforte. Templum Cars, vendita auto nuove ed usate, con 20 anni di esperienza d'officina. Garanzia, assistenza, professionalità sono il nostro biglietto da visita. Finanziamenti agevolati in sede. Inoltre Templum Cars effettua un'accurata ricerca per auto di tutte le marche su prenotazione del cliente. Templum Cars, via Starzetta, angolo via Appia, Marina di Minturno. Supermercati Conad, tantissima genuinità e cortesia con reparti di alimentari, gastronomia, poi frutta e verdura con arrivi giornalieri, in più annessa macelleria con carni di produzione locale, bovina, suina, oltre ad un fornitissimo reparto di pescheria con pesce fresco tutti i giorni. Supermercati Conad, via delle Terme, Castelforte, Conad City, via Porto Galeo a Santi Cosma e Damiano e Todis, presso Centro Commerciale Agorà a Santi Cosma e Damiano. Il signore da dove viene? Da Grunuovo. Quindi è nelle vicinanze, insomma. Perché viene qua su? Questo freddo poi. Una passeggiata, passa la serata. E il signore invece? Da Suio. Ma lei è locale? Sono di qua, sì. Allora, visto da locale, perché vengono qua su? Perché è il più bello della provincia. E lei, signore, da dove viene? San Cosma. Vengo da San Cosma, vengo qua da Suio perché è uno dei pochi presepi caratteristici della zona, molto molto bello. Va, piacere, complimenti e buon presepe allora. Chiediamo a dei giovanissimi perché vengono a Suio e com'è il presepe qui a Suio. Lei da dove viene? Io vengo da Formia. Formia? Sì. Formia, siamo qui nel Golfo di Gaeta. Sì, infatti. Com'è il presepe a Suio? Il presepe è bellissimo, è caratteristico di questo posto e sono stata invitata da un amico che mi ha detto che ogni anno organizzano questo evento e quindi incuriosita sono venuta a vedere con i miei stessi occhi e devo dire complimenti all'organizzazione e a tutti. Brava, complimenti, si chiama? Valentina. Ok, buon presepe allora, arrivederci.